4 cucchiai, così sono 100 grammi, uno. Piano, piano, piano. La mia compagna sta stendendo la pasta sfoglia, la quale verrà fatta a tondini, come si vede nella teglia qua di fianco, che poi avranno un bordino nel quale si metterà il ripieno e dopo la cottura in forno verranno questi antipastini molto buoni e deliziosi. Sono patate schiacciate messe in una sacca al poche per dargli una forma a possiamo dire ricciola. Il nome vero sarebbe patate duchessa. Quello è il sugo alla matriciana fatto con aglio, cipolla, pancetta e pomodori pelati. Lo faremo con pasta fresca fatta da noi. Il judo è una lotta giapponese, giusto? È uno sport molto facile, anzi è uno degli sport secondo me più facile che ci possa essere. Dipende dal metodo che viene insegnato. Per cui noi questa mattina iniziamo a fare una pratica che si chiama Shinge Shobowaza. Nel judo, il judo viene suddiviso in alcune forme. C'è una forma di lotta in piedi che si esprime con delle proiezioni. C'è una forma di lotta a terra che si esprime con delle tecniche di immobilizzazione, delle lussazioni all'articolazione e degli strangolamenti, che sono tecniche di controllo. In più c'è una parte che si chiama Shinge Shobowaza, che è tecnica del combattimento reale, cioè cosiddetta la difesa personale. È un bello sport. Che bellissimo come sport. È molto bello. Sei venuto in futuro. Che bello! È utile per la difesa personale. Questo è un corso interamente dedicato alla creatività, alla fantasia dei ragazzi. È un corso dove decoriamo vari oggetti in vetro e si utilizzano appunto dei colori specifici, dei colori trasparenti, delle vernici trasparenti per vetro. E i ragazzi all'inizio scelgono un soggetto a loro scelta, a loro piacere, e poi personalizzano degli oggetti, molto delle bottiglie, dei vasetti in vetro, degli orologi anche, sempre con una estrema libertà di fantasia e creatività. E a differenza del disegno su carta, questi lavori danno un effetto molto particolare e molto creativo. Allora, benvenuti alla settimana alternativa Ci vuole un fisico bestiale edizione 2. Quest'anno ci sarà una novità per chi l'ha fatta rispetto allo scorso anno, ma la novità la vedremo domani. Oggi riproponiamo un po' quello che avevamo fatto l'anno scorso. L'obiettivo è che tutti provino le tre discipline: calcetto a 5, basket 3 contro 3 e nella palestrina che c'è di là, pallavolo 6 contro 6. Sopra c'è anche il calcetto balilla, che utilizzerà la squadra che farà il 3 contro 3. Funziona in questo modo: sono partite da 30 minuti, c'è un timer che poi attiveremo, alla fine dei 30 minuti suona una sirena, tutte le squadre ritornano qui e comunicano il risultato, ok? Ci saranno 10 minuti di pausa e poi ancora mezz'ora, quindi ci sarà una rotazione sui campi, 10 minuti di pausa, ultima rotazione, quindi alla fine dovete fare 3 rotazioni. Allora, non esiste l'arbitro qui. Vale l'autoarbitraggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che le squadre devono essere coscienti, i giocatori devono essere coscienti che quando fanno fallo bisogna fermarsi, avere il coraggio di fermare il gioco e dare la palla all'avversario se ho creato il fallo, se ho fatto il fallo. Impostiamo il tiro dritto. La mano va bene, un pochino più allargata. Unisci il pollice con l'indice e crea il ponticello. Adesso brandeggia piano piano e colpisci la palla in centro. Vai. Ok. Il tiro è perfetto.
Questa tecnica si chiama tecnica dello stencil. Fondamentalmente si parla di creare un disegno, creare una mascherina o uno stencil e andare ad applicarla su qualsiasi tipo di superficie. In questo caso stiamo usando carta e magliette. Attori si diventa Edoardo, Daniel, Matteo, Mattias, Daniel. Abbiamo insegnato loro l'importanza dell'uso della respirazione, della concentrazione, dell'attenzione e stiamo improvvisando alcune situazioni che possono essere interessanti per un futuro. Eccolo qui, è lui, viene confermato, si accende la radio della ricevente, pompetta. Una volta che tu l'hai inclinato, il modello tenderà a scendere un attimino, quindi io con un gergo diverso ti dirò tira per tirare sul muso e tu tirerai leggermente. Ce l'hai tu.